ancora non è deciso, non c'è certezza che cosa succederà dopo il 31 marzo. È un progetto a lungo termine, è un progetto che è basato su passione, su amore, su emozioni che abbiamo fatto bene. Il progetto può essere anche un progetto di business che prende utile, non perdite. I primi frutti credo che possiamo avere tra 6-7 anni, che il progetto già avrà un supporto dei ragazzi dell'alto livello che sono formati al settore giovanile. Io spero che anche prima ci sono quelli che con il nostro aiuto possono arrivare al livello alto. Però quello che abbiamo fatto in ultimi anni è la base e speriamo che questo può essere un fondamento per il progetto autosostenibile. L'obiettivo principale per noi è formare quei giocatori professionisti del livello top, ma per avere un successo in questo progetto dobbiamo coinvolgere tanti ragazzi. E per coinvolgere tanti dobbiamo far sociale, dobbiamo far con tanti numeri, dobbiamo dare questa opportunità a provare calcio a tutti. Così troviamo quelli che sono i ragazzi con più potenziale e più voglia. Ogni ragazzo in Ticino, almeno 1 o 2 anni, gioca al calcio per un club e lo prova. E poi decide se vuole continuare o vuole fare altro sport. Questa è una cosa. Seconda, tutti che fanno il nostro progetto, noi speriamo che questo bagaglio serve non solo per calcio e non solo per assolutamente non solo per quelli che faranno professionisti, ma che questo bagaglio ti aiuta in vita, in ogni attività che tu fai. Io direi che per noi fare le cose sociali è una grande soddisfazione, ma dobbiamo mai dimenticare l'obiettivo del progetto del FC Lugano, che è un club d'elite, club professionisti, club di Super League, che deve formare il settore giovanile, deve formare i giocatori per la prima squadra. Per me i primi passi sarebbero quelli di cercare se ci sono oggi i giocatori che sono cresciuti in Ticino e potrebbero aiutare a Lugano in Super League oggi, anche dando più identità. E il progetto stadio è estremamente importante per il futuro del nostro progetto e Angelo può dare un grande mano a noi in questo progetto, in questo aspetto, in questo terreno. Noi stiamo provando al settore giovanile ad avere una filosofia e un modo di gioco che attratta il pubblico, che fa il pubblico applaudere e quello è la nostra passione. Speriamo sviluppare questa cultura, questa idea, questa capacità di giocare questo tipo di calcio che apprezzerà anche il pubblico allo stadio principale. Credo che potrà portare più gente. Il mio sogno è che viene la gente da Locarno, da Bellinzona, da Chiasso a supportare Lugano in partite di Per Super quello League. serve il lungo termine, il Sì, progetto. io sicuramente valuto le persone che stanno facendo le cose. Hanno fatto bene. Prima dobbiamo condividere la filosofia e le idee. Poi dobbiamo essere convinti che tutti sono i professionisti migliori in grado di farlo. Io mi amo Ticino. La mia famiglia abita qua. Io viaggio tanto. Purtroppo non posso stare qui abbastanza per dire che io vivo qua. Nostra intenzione è da fare un progetto a lungo termine e per quello abbiamo iniziato da piccoli. Così se facciamo oggi il lavoro e puntiamo sui ragazzi, bambini da 4, 5, 7, 8, 10 anni, vogliamo vedere i frutti, vogliamo poi avere una soddisfazione. Così mi spero di essere qui in Ticino per tanti anni. E mi spero, se succede, che anche sono coinvolto con la prima squadra, anche per tanti anni. E questa è la nostra strategia.